sento di dire che le mura sono parte di Lucca. Come si fa a pensare la città splendida senza lo splendore del parco delle mura? E il parco fluviale è un altro elemento di altissimo interesse dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista del godimento, cioè del nostro rapporto con la natura che abbiamo intorno. Per cui volentieri abbiamo riaperto le mura, abbiamo cercato proprio di arrivare a questo momento con molto desiderio. Tuttavia, quello che chiedo senso di responsabilità, perché si possono percorrere, però avendo attenzione alle distanze, con i giusti apparati di protezione. È un fatto rilevante non solo per noi, per la salvaguardia della nostra salute, ma è un fatto importante anche per il rispetto degli altri, perché soprattutto dobbiamo pensare anche alla protezione degli altri. I nostri modi di proteggerci sono in relazione soprattutto agli altri, quindi dobbiamo fare in maniera che tutto questo avvenga nel modo migliore, quindi si possa andare ma nel modo migliore, per non riavviare quell'insieme dei contagi che sarebbe davvero poi pericolosissimo e sarebbe davvero estremamente duro per la nostra città, perché ci troveremmo a ritornare da capo e la cosa, con tutto quello che abbiamo visto in questi 2 mesi, la cosa sarebbe naturalmente da evitare in tutti i modi, è da evitare in tutti i modi. Quindi le mura vanno benissimo, il parco fluviale va benissimo, però usatele con prudenza e soprattutto con comportamenti molto responsabili per voi e per gli altri. Questo mi sento di dire.